Ma salve a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. A meno che non ci siano altre idee in mezzo, penso di soddisfare nei prossimi due video due vostre richieste. Mi avete chiesto in tanti altri in segreto, ma solo in due mi avete suggerito parole chiave. E per il momento risponderemo a queste due. Se volete altre parole chiave? Vi invito a scrivermele qui sotto. Vi ricordo anche che se ci sono persone interessate alla posta del cuore, mi possono contattare in privato. Detto questo, oggi utilizzeremo la parola chiave di Sara del canale L'Angolo degli Arcani. Sono un po' deluso da In Segreto in questo senso. Mi aspettavo più materiale e più interessante. Ma comunque ne ho scelti 5. Li leggeremo e li commenteremo insieme. Qui penso che dovrò censurare una parola perché YouTube è sensibile e si emoziona. Comunque, ragazzo di 16 anni, su Instagram mi hanno dato della perché ho risposto ad un tipo che generalizzavo sulle ragazze dicendo che sono tutte accompagnatrici. Due parole censurate. Sto perdendo la fiducia nel genere umano. Tesoro mio, ne hai da vedere ancora prima di dire che hai perso la fiducia nel genere umano. Ti consiglio di farti due spalle forti e abituarti e imparare a circondarti di persone giuste che siano l'eccezione alla regola. Donna di 20 anni. Proprio in questi giorni pensavo di scrivere qui come far aprire mio fratello perché era insicura e proprio oggi mi ha detto di essere gay. È stato molto bello perché vuol dire che ha molta fiducia in me. Eh sì, comunque, caro fratellino, ero insicuro, ma l'ho pensato da sempre, diciamo. Quindi per me non è stata una scoperta. Ti voglio tanto bene. Al di là della punteggiatura lasciata un po' al caso, per così dire, è molto bello leggere questi segreti, soprattutto da una donna molto giovane, di soli 20 anni. Perché a dispetto della nostra situazione politica, fa ben sperare per le nuove generazioni. Se questa ragazza è presumibilmente etero, magari vorrà dei figli o magari no, ma non è questo che ha importanza. E con uno zio gay appoggiato dalla famiglia, sicuramente questi bambini cresceranno meglio che in famiglie conservatrici. Ecco. Ragazzo di 17 anni. Ho perso così tanta fiducia nella gente e in me stesso che quando capita di ricevere un complimento credo sia una presa in giro o ironia. Tesoro mio, anche qui 17 anni. Mi fai sentire lo zio saggio con i miei 30, ma sulla fiducia della gente direi che è un po' presto anche per te, ma anche per quella in te stesso. Hai ancora praticamente una vita davanti, ma se non ce la fai, se pensi che il bene dei tuoi genitori non basti, se non hai amici o se ne hai pochi, se questi non ti aiutano. Valuta la possibilità di parlare con un esperto perché è veramente, ma veramente tanto presto. Anche io a volte penso che stiano prendendo in giro, però ho imparato a mettere alla prova le persone. Mi dici che sono bello? Mi dici che ti piaccio?
Benissimo, grazie. Allora, cosa ne dici di andare a prendere un caffè insieme? Prova. Vedrai, è una scrematura da non sottovalutare. Ragazzi, non ho la più pallida idea di dove sto guardando. Uomo di 29 anni. Non capisco le persone che considerano la gelosia e il possesso una cosa normale. Non lo è. La libertà è una condizione essenziale per portare avanti un rapporto di coppia, altrimenti si vive nell'ipocrisia. Non sto certo invogliando al tradimento, ma alla fiducia. Io penso che ci sia poco da aggiungere. Ah, siccome sono molto sveglio per via del caldo, probabilmente non ho detto che la parola scelta da Sara era proprio fiducia. Ma ormai, a forza di vederla evidenziata, lo avrete capito. Donna di 18 anni. Mi piaccio abbastanza e lo dico chiaro e tondo. Non così random, ovviamente. Neanche io. Perché è ciò che penso davvero, quindi non vedo perché nasconderlo. Chi mi definisce narcisista evidentemente non ha ben chiaro che avere tanta fiducia in se stessi non vuol dire a tutti i costi sentirsi superiori agli altri. E forse è un reato piacersi e manifestarlo? Lo sentite l'applauso che sta arrivando? Lo sentite? Ve lo faccio sentire. Ebbene, miei carissimi colors, il video di oggi finisce qui. Non so quando lo pubblicherò, ma comunque presto. Spero che vi sia piaciuto, spero che le campane della chiesa non mi mandino in demonetizzazione il video. Vi ricordo che se volete potete seguirmi su tutti i social e contattarmi per la posta del cuore. Vi ricordo che potete propormi nuove parole per questa rubrica di In Segreto. Ma cosa più importante, che ho lasciato per ultima, perché voglio vedere chi guarda i miei video fino alla fine. Iscrivetevi a questo benedetto canale! Ciao a tutti, al prossimo video!